Sfumata la possibilità di diventare il prossimo governatore regionale. Per qualche settimana l'ex sindaco di Fano, Stefano Guzzi, è stato un possibile candidato per le elezioni di maggio con una lista civica marchigiana presente in tutte le province. A determinate condizioni, però, Guzzi potrebbe candidarsi a consigliere regionale. La mia candidatura era nata su un progetto. Le liste civiche delle Marche gli avevano proposto appunto la candidatura a presidente ed io avevo subito detto con molta chiarezza che avrei cercato di costruire intorno a questa mia eventuale candidatura un'ampia alleanza, un po' sull'esempio di quello che è avvenuto per 2 volte a Fano nel 2004 e nel 2009 e quello che è avvenuto l'anno scorso ad Urbino, che ha portato una serie di forze politiche insieme alle civiche a vincere. Questo secondo me poteva benissimo e potrebbe benissimo succedere anche nelle Marche. Verificate una serie di situazioni tra il governatore uscente che si ricandida anche lui tramite una lista civica, tra i partiti dell'attuale opposizione che parrebbe vadano in maniera separata su candidati diversi, prendendo atto da parte mia non tanto un diniego sulla mia persona, ma un diniego, diciamo così, su quello che era un progetto, come io l'avevo pensato e immaginato, non ritengo opportuno essere io il candidato delle liste civiche che parrebbe la volontà è quella comunque di presentarsi in autonomia e da sole. Se ci sarà questa scelta da parte delle civiche delle Marche, io potrei pensare ad un'eventuale candidatura a consigliere nella mia provincia, nel mio collegio, ma non alla presidente perché il mio progetto era diverso e non è che una persona è per ogni stagione, come si dice, ma deve rimanere fermo sulle convinzioni perché ha dimostrato che ha.